Ho vissuto tre GMG, ho vissuto la GMG di Parigi e la GMG di Roma e la GMG di Colonia. La GMG di Parigi era un po' differente delle altre perché Parigi è la mia città, è il mio diocesano e siamo molti giovani che sono chiamati dal vescovo di cardinale di Parigi. Per essere un giovane al servizio del Papa, era un grande evento di accogliere tutti i giovani e tutti i vescovi, tutti i sacerdoti, perché i giovani al servizio del Papa hanno fatto ancora l'accoglienza di questi sacerdoti, questa comunità. Abbiamo visto la sorella di Emmanuel, che è nel carro al servizio dei poveri. E abbiamo ancora vissuto l'evento del weekend finale a Longchamp. E Longchamp era un grande evento per Parigi perché non nel centro di Parigi come l'inizio del GMG, ma un po' vicino a Parigi. E l'evento è di vedere tutte le persone venire con un cammino per essere con un gran campo di non spazio, un gran campo di solidarietà tra giovani e tra sacerdoti. È un bel evento con il Papa Giovanni II, e Papa Giovanni II non era stanco, era un po' vecchio, ma non stanco. Abbiamo vissuto con lui una grande energia, con le sue mani che sono elevate. Era più importante per tutto il mondo di vedere questo sorriso e questa energia con noi a Parigi. E il Papa ha passato molto tempo a benedire i bambini e a parlare della vocazione della Francia, che era la prima figlia della Chiesa. E molti sacerdoti e molti giovani della GMG e molti giovani come me abbiamo ascoltato che abbiamo un dovuto di essere un cristiano per domani. È molto importante per noi. Per la GMG di Roma, nell'anno del giubileo dell'anno 2000, il Papa ha chiamato tutti i giovani che vogliono essere nella storia della GMG. E l'ambiente di queste GMG era una città con una bella storia, una storia antica, ma anche una storia vivente con la Basilica San Pietro. E soprattutto l'evento finale a Tor Vergata era come un incontro. E a Tor Vergata abbiamo vissuto un grand momento di preghiera per il mondo, per dire che abbiamo cambiato del secolo, ma un secolo che ha bisogno dell'energia dei giovani. È una energia che mostra a tutti gli adulti di domani e tutti i futuri bambini che dobbiamo continuare a essere una mostra vivante della Chiesa, per dire che la nostra energia è un'energia che dà la vita e non la morte.